forza uguale a massa per accelerazione. Tutta la scienza del moto può essere sintetizzata in questa equazione. Forza uguale a massa per accelerazione è l'equazione centrale della meccanica classica. Nel 1543, quando Copernico scrisse questo libro, il mondo aristotelico cominciò a vacillare. 150 anni dopo era distrutto, ma nulla aveva ancora preso il suo posto. C'erano stati dei progressi. Keplero aveva trovato le sue tre leggi sulla caduta dei corpi. Ma non vi era ancora un principio omogeneo. Alla perfezione del mondo aristotelico era seguito un accavallarsi confuso di nuove idee. Allora, con un testo fondamentale, Isacco Newton restaurò l'ordine e iniziò la fisica come noi oggi la conosciamo. Volendo descrivere le leggi del mondo fisico, la prima domanda è: da dove cominciare? Newton cominciò con tre principi fondamentali, noti oggi come le leggi di Newton. Con la velocità e l'eleganza proprie del genio, egli spiegò il moto di quasi ogni cosa, sia sulla terra sia nel cielo. L'essenza delle tre leggi di Newton è un'equazione fondamentale. Forza uguale a massa per l'accelerazione. Quando si è compresa questa equazione e come usarla, si è in grado di comprendere la meccanica dell'universo. Anche se appare molto semplice, questa equazione racchiude una considerevole complessità. Ad esempio, un attento esame della formula forza uguale a massa per accelerazione rivela immediatamente due complicazioni. La prima è che ci troviamo di fronte ad un'equazione vettoriale. Sia la forza sia l'accelerazione sono vettori, quindi hanno delle direzioni definite. In F uguale a M per A, esse devono avere la stessa direzione. La seconda complicazione sta nel simbolo A per l'accelerazione. L'accelerazione non è la posizione di qualcosa, né è la velocità con cui qualcosa cambia posizione, ma è la velocità con cui qualcosa diventa più veloce. Cioè, l'accelerazione è la derivata di una derivata. Quindi la semplice equazione di Newton F uguale a M per A è un'equazione vettoriale in cui c'è una derivata di una derivata. Per esempio, quando un corpo ed una massa cadono, la gravità esercita una forza F naturalmente diretta verso il basso e il risultato è l'accelerazione. Così, nella formula F uguale ad M per A, l'accelerazione e la forza devono avere la stessa direzione. Ora, nel caso di un corpo che cade, cosa conosciamo sull'accelerazione? Sappiamo che è costante e che è la stessa per tutti i corpi che cadono. Infine, sappiamo che la si indica con G. La forza di gravità su ogni corpo che cade è uguale alla massa per l'accelerazione G nella direzione verso il basso. Ma questa equazione descrive anche il moto per direzioni diverse da quella verso il basso. La gravità esercita sempre la stessa forza su un corpo, in qualsiasi direzione esso viaggi.
Una volta che un oggetto è in moto, l'unica forza che vi agisce, a parte la resistenza dell'aria, è la gravità. Sia che cada da una torre, oppure sia sparato da una montagna, o lanciato da un uomo. Tutto ciò che si muove è soggetto all'influenza della gravità. Un'equazione che spieghi il percorso di ogni proiettile sulla Terra è veramente importante. E per vedere come usarla, è necessario tornare alla prima legge di Newton. In questa legge, Newton studiò il moto in assenza di forze. Ogni corpo su cui non agiscono forze continua nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Newton aveva ereditato il concetto di inerzia da Galileo. Per quei tempi fu un'idea straordinaria. Noi ora la illustreremo graficamente. Quando un corpo è in moto, continua a spostarsi su una retta finché qualche forza non lo influenzi. La seconda legge di Newton indica esattamente come una forza cambi il moto di un oggetto. Riportiamo le parole di Newton. Il cambio nel moto è proporzionale alla forza impressa ed è fatto nella direzione di quella forza. Newton usava la parola moto per quello che oggi significa momento o quantità di moto. Il momento P è la velocità di un corpo per la sua massa. Pur esprimendosi mediante la geometria classica con rapporti tra quantità, Newton sapeva che le sue leggi potevano essere espresse mediante equazioni differenziali. La seconda legge di Newton dice che la forza impressa è uguale al rapporto di cambio del momento. Per un corpo con massa costante, questa equazione differenziale si riduce a forza uguale a massa per accelerazione, F uguale ad M per A. Ad ogni azione corrisponde una uguale reazione. Cioè, le azioni reciproche tra due corpi sono sempre uguali e dirette in senso contrario. Questa è la terza legge di Newton. Qualcosa non può toccare qualcos'altro senza essere a sua volta toccata. In altre parole, i corpi, anziché semplicemente agire, interagiscono tra di loro. Queste tre leggi di Newton spiegano molte cose del mondo fisico. Un chiaro esempio in cui intervengono tutte e tre le leggi è nella traiettoria di un proiettile. Quando un oggetto è lanciato e può muoversi liberamente, qual è la natura della sua traiettoria? È possibile che tutte le traiettorie siano le stesse, indipendentemente dal tipo e dallo scopo del proiettile? Per capire la traiettoria di ogni proiettile, bisogna penetrare a fondo le leggi che riguardano le forze ed il moto.
Un esempio di sufficiente conoscenza del moto dei proiettili ci viene da Davide, ricordato per il suo leggendario duello con Golia. Nonostante l'apparente inferiorità, Davide vinse usando la relazione tra forza e quantità di moto. Anche se forse la sfida non si svolse esattamente come narra la tradizione. In ogni caso, secondo la leggenda, Davide dimostrò di saper usare in modo esperto la forza e la quantità di moto. E senza l'aiuto di Aristotele o di Newton, Golia fu sconfitto. Cioè, la forza, la quantità di moto e la legge di gravità sono state usate nella pratica ancor prima di essere note. Oggi, grazie a Newton, le conosciamo. Perciò, sia su un campo di battaglia o su un campo di atletica o in un rilassante ambiente di campagna, il percorso di un proiettile può essere descritto e predetto in termini matematici. Newton disse: mediante queste forze io ho dedotto i moti dei pianeti, delle comete e della luna. Non fu certo il primo a riflettere sul percorso di un oggetto volante sulla Terra o nei cieli, ma fu il primo a capire che le leggi, in entrambi i casi, erano le stesse. Già prima di Newton, Galileo aveva descritto perfettamente il moto di un proiettile. Egli aveva compreso che un corpo può, nello stesso tempo, cadere verticalmente e muoversi orizzontalmente. Inoltre, aveva compreso che queste due componenti potevano essere indipendenti l'una dall'altra. Questa intuizione di Galileo è stata poi dimostrata dalle equazioni di Newton. La componente verticale della forza è m per g verso il basso, cioè meno m per g. Invece la forza non ha alcun effetto nella direzione orizzontale. Quindi la componente verticale dell'accelerazione è meno g, mentre la componente orizzontale dell'accelerazione è zero. L'accelerazione è il rapporto secondo cui cambia la velocità, quindi abbiamo che la velocità orizzontale deve essere costante. Cioè velocità costante nella direzione orizzontale e accelerazione costante verso il basso. Entrambe agiscono indipendentemente e contemporaneamente. Questi sono gli elementi delle traiettorie di Galileo. Inoltre sono anche i risultati dell'equazione di Newton. Forza uguale massa per accelerazione. F uguale a m per a. Per comprendere l'importanza di questa formula è necessario tornare ai tempi in cui gli studiosi non l'avevano ancora scoperta e quindi non potevano usarla. Nell'antica Grecia gli studiosi credevano che ogni cosa in natura tendesse allo stato di quiete. Secondo gli aristotelici, gli oggetti si muovono solo perché c'è qualcosa che li fa muovere. Quando questo qualcosa non si vede, come nel moto di un proiettile, Aristotele diceva che era l'aria la responsabile del moto. Ma già nell'Europa del Medioevo questa spiegazione di Aristotele non era ritenuta soddisfacente. Per spiegare il moto di proiettili come lance, frecce e palle di cannone, gli studiosi introdussero l'idea di impeto. Un proiettile lanciato ha un certo impeto che lo fa muovere. Quando il suo impeto si esaurisce, improvvisamente cade.
L'idea medioevale di impeto non era però sufficiente a raggiungere il suo vero obiettivo, il principio di inerzia, che fu conseguito solo più tardi. Quando cioè Galileo scoprì il percorso parabolico di un proiettile. Galileo affermò: è stato osservato che un proiettile descrive una curva, ma nessuno ha notato che è una parabola. Con questa intuizione, Galileo fu testimone del tramonto delle idee di Aristotele che avevano dominato per 2000 anni. Ma egli non era il solo. Circa nello stesso tempo, Giovanni Keplero, Christian Huygens in Olanda, Cartesio in Francia e altri ancora cominciarono a vedere l'universo con nuovi occhi. Erano tutti scienziati molto capaci, ma ai loro punti di vista individuali sfuggiva sempre qualcosa. Una sintesi, un unico principio che organizzasse il mondo fisico come un tutt'uno. Per raggiungere questo obiettivo occorreva la persona giusta, nel posto giusto e anche nel tempo giusto. Il tempo giusto scoccò nel 1665. E la persona giusta fu Isacco Newton. A soli 23 anni, egli concepì le scoperte che avrebbero dato una svolta alla comprensione dell'universo. Con 3 leggi fondamentali, Newton spiegò il moto e ne completò così la descrizione matematica anticipata da Galileo. In altre parole, mentre la cinematica di Galileo descriveva il moto, la dinamica di Newton lo spiegava. Inoltre, combinando le leggi meccaniche di Newton col calcolo differenziale, pure introdotto da lui, il moto di un corpo poteva ora essere descritto perfettamente. Il moto di un proiettile ha un'accelerazione uguale a meno g nella direzione verticale e una velocità costante nella direzione orizzontale. Qual è il significato di quella costante? La forza che dà la propulsione al peso viene dalla spinta impressa dall'atleta con il torso. Questa forza dura solo un momento e determina la velocità iniziale dell'attrezzo. Al lancio, il peso ha una componente di velocità nella direzione X che si manterrà costante durante il percorso fino al contatto col terreno. Invece, la componente verticale della velocità cambia ad un rapporto uguale a meno g. Cioè, la derivata della velocità verticale è meno g, non zero. Quale funzione ha per derivata meno g? Una risposta è meno g per t. Ma anche meno g per t più una costante è una risposta, poiché la derivata di una costante è zero. Qual è il significato della costante? È la velocità verticale con cui l'oggetto è partito. Anche supponendo che con uno sparo non ci sia più la gravità, ogni proiettile seguirebbe un percorso rettilineo con le stesse velocità verticali e orizzontali che aveva al momento della partenza. È la gravità che modella il percorso di un proiettile, proprio secondo la legge di Galileo. In realtà, un proiettile cade continuamente sotto la sua immaginaria linea retta,
ad un rapporto uguale a mezzo g per t al quadrato, proprio come se stesse cadendo da fermo. Tutte le intuizioni che Galileo ebbe attraverso anni di faticoso lavoro sono semplici e dirette conseguenze della legge di Newton. F uguale ad m per a. Ecco un'altra versione della storia di Davide e Golia. Io sono Davide e Golia è appeso a un albero. Ma questa volta, invece di una fionda, userò un proiettile più sofisticato. Questo. Ma c'è un problema. Appena premerò il grilletto, la scimmia si spaventerà, abbandonerà l'albero e si lascerà cadere. Perciò occorre prima rispondere alla seguente domanda. Dove dobbiamo mirare per colpire la scimmia? Per trovare la risposta e diventare un grande cacciatore, scriverò le equazioni del proiettile. Dobbiamo conoscere z e x. Quello che conosciamo è dz su dt, poiché vz è uguale a meno g per t più vz0, e dx su dt, poiché vx è uguale a vx0 meno un mezzo g per t al quadrato. Ora, senza la gravità, sarebbero le equazioni di una retta, dalla canna della pistola fino al punto che voglio raggiungere. Però l'effetto della gravità fa cadere il proiettile sotto la retta, di una quantità pari a un mezzo gt al quadrato. Così, questa è l'effettiva traiettoria. Ma questa è esattamente la distanza alla quale la scimmia cadrà, purché il proiettile sia esattamente indirizzato. Essendo uguale la distanza di caduta, la scimmia incontrerà il proiettile a mezz'aria. Poiché questo è ciò che desideriamo ottenere, indirizziamo il proiettile esattamente sulla scimmia. Seguite la dimostrazione. Ora sparerò alla scimmia. Qualcuno può chiedermi perché sparo ad una scimmia. Nessuna risposta. Non è una questione di etica, ma di fisica. Potete vedere che il raggio laser passa per i mirini della pistola, da qui a qui, e va a colpire la scimmia. Significa che il puntamento è corretto. Ora carico il proiettile. Siamo pronti allo sparo. Ebbene, devo confessarvi una cosa. Ho già fatto questo esperimento moltissime volte e non sono mai riuscito a colpire la scimmia, neppure una volta. Ecco perché è così tranquilla. Ora iniziamo. Siamo pronti? Fuoco! Colpita! Forse è la prima volta che quella scimmia è colpita da un'equazione. Ma da quale equazione? Se voi chiedete a un qualsiasi fisico qual è la più importante equazione, probabilmente otterrete F uguale ad M per A. Ma vi è ancora qualcosa di misterioso su questa equazione, perché riguarda tre quantità: forza, massa e accelerazione. Noi comprendiamo bene cosa significa accelerazione. Ma cosa è esattamente la forza? E cosa intendiamo per massa? Un modo di procedere è di usare l'equazione. È quello che abbiamo fatto oggi col nostro esperimento e si è verificato proprio come avevamo previsto teoricamente mediante l'equazione. Infatti abbiamo usato l'equazione, senza peraltro sapere nulla sulla natura della gravità. Se noi conosciamo la massa di un corpo e osserviamo la sua accelerazione, possiamo trovare la forza. Ma per conoscere la massa, dobbiamo usare l'equazione.
D'altra parte, senza conoscere la massa, l'equazione non dice nulla. Possibile che la più importante equazione della fisica sia un'assurdità senza significato? Su questo problema hanno dibattuto i filosofi per circa 300 anni. Ma una cosa è chiara. Prima che Newton scrivesse questa equazione, nella fisica c'era molta confusione. Dopo questa equazione, invece, molte cose in fisica sono diventate ordinate, comprensibili e prevedibili. Pertanto, qualunque cosa sia questa equazione, ha un significato. Diciamo piuttosto che il solo modo di comprenderla è quello di usarla. Questa è la morale della nostra storia. Forza uguale a massa per accelerazione. La meccanica, la scienza del moto, può essere sintetizzata in questa equazione. F uguale ad M per accelerazione.